Radio Radicale, siamo col presidente dei deputati Fratelli d'Italia, l'onorevole Foti, per parlare del pronunciamento della Cassazione francese sugli ex terroristi o terroristi per i quali il governo italiano chiedeva l'estradizione. Su questo era intervenuto Macron, ma credo che diciamo, l'intervento di Macron non abbia portato fortuna insieme a tanti altri interventi di Macron al nostro paese. Che cosa è successo? Non entro nel merito della decisione della Corte di Cassazione francese perché ovviamente sarebbe sconveniente polemizzare con un organo giurisdizionale di un altro Stato. Resta il fatto che 10 terroristi, non li chiamo ex perché non mi pare che nessuno di loro si sia mai pentito, che hanno insanguinato le piazze italiane negli anni di piombo, debbano avere la guarentigia della non estradizione e quindi possano continuare a rimanere in Francia anziché conoscere le carceri italiane. Ecco, neanche vuole commentare la motivazione, si sono rifatti una vita e quindi avrebbero subito un giudizio iniquo rispetto a quello che poi hanno costruito fuori dall'Italia. Insomma. No, penso soltanto a quelli che la vita invece l'hanno avuta tolta da loro e che quindi non se la sono né potuta né ricostruire né pensare. Hanno cessato di vivere per mano loro. Senta, è preoccupato un po' per come si stanno inceppando certe partite con l'Unione Europea, penso al PNRR, anche all'auto elettrica, ad altre questioni che insomma non vanno nella direzione auspicata dal nostro paese. Ma guardi, l'importante nelle cose è credere. E quindi l'importante è ribadire quelle che sono delle posizioni. Ovviamente noi siamo arrivati in Europa quando molti dei disastri erano già stati commessi, sottoscritti e condivisi. Oggi si tratta di applicare una teoria del minor danno. L'ultima questione riguarda i vostri alleati. Allora, lei è preoccupato per la situazione di Forza Italia? Capisco che intervenire su quello che succede in un altro partito. Allora, Berlusconi non mi risulta che stia molto bene, c'è stato un ricambio dei capigruppo. Allora, è preoccupato un po' per gli equilibri nella maggioranza, gli equilibri parlamentari? Non sono preoccupato perché penso che al di là di quelle che sono le dinamiche all'interno dei partiti che si sono sempre verificate e continueranno a verificarsi, del resto il Partito Democratico li ha cambiati tutti e due i capigruppo, non uno soltanto, penso che chi è stato eletto in una coalizione abbia il dovere e il diritto di continuare a rimanere coerente in quella coalizione con lo spirito di quella coalizione. Grazie. Okay.